Mentre il centro-sinistra non ha ancora espresso un candidato a sindaco per le prossime amministrative agropolesi, Massimo Laporta continua spedito proponendo alla città il suo progetto Destinazione Agropoli. Io l'ho detto nell'ultimo consiglio comunale dell'8 febbraio 2022, ho dato un segnale forte di quello che è il mio impegno e del nostro gruppo che porteremo avanti con tenacia e coerenza. Il nostro impegno è quello di contribuire a creare una classe dirigente autonoma. Per noi è fondamentale. Io credo che la confusione che oggi ci sta in città perché non vi è una classe dirigente autonoma. Il nostro progetto Destinazione Agropoli si compone innanzitutto di uno schieramento di liste civiche. Sono quattro liste civiche. Io sono uscito già qualche settimana fa con tre liste civiche. Oggi vi posso comunicare che la quarta lista civica si aggiunge al nostro progetto Destinazione Agropoli, è la lista di Agropoli Giovani. Per noi è una grande soddisfazione, è un grande impegno verso i giovani della città di Agropoli e dell'intero territorio. Il nostro progetto Destinazione Agropoli è un progetto ambizioso, con una parola che non è stata scelta a caso, Destinazione Agropoli. È un viaggio dove noi, con modalità e strumenti diversi, abbiamo una sola meta, la nostra città. Sono cinque azioni politiche. Le nostre azioni partono dalla parola custodire. Per noi custodire è prendersi cura della città. La seconda azione è valorizzare. Valorizzare Agropoli per noi è fondamentale partendo dalle nostre risorse, dare valore alle nostre risorse. Il mare è il punto di partenza. Conoscere Agropoli, che è la nostra terza azione politica, è per noi fondamentale, è promuovere la nostra città al mondo intero, con qualsiasi mezzo di comunicazione. E poi con la quarta azione vogliamo che arrivino in città le persone che la dovevano frequentare. E frequentare Agropoli per noi è importante, che chi viene ad Agropoli deve frequentarla sia per un breve soggiorno, ma anche per un lungo soggiorno. E questo fa sì che noi dobbiamo essere pronti ad organizzare qualsiasi evento, però programmato, istituzionalizzato, affinché chi arrivi ad Agropoli sa cosa trova. L'ultima azione è vivere. Per noi è fondamentale che questa città viva di turismo 12 mesi all'anno e non avere un turismo balneare, ma fare un turismo integrato. È un nostro punto di forza del nostro progetto.